Che bello sciare! Mi piacerebbe da morire andare in vacanza sulla neve con Paul, ma è solo un sogno. Allora, come ti sembrano gli sci che ti ho regalato per Natale? Vai così veloce che non riuscivo a raggiungerti. Vedi, ho la giacca a vento identica alla tua. Come ti sembra che mi stia? Paul, guarda che sto parlando con te, non mi ascolti nemmeno! Non scocciarmi! Che cosa? Che modo di trattarmi, sei cattivo! E pensare che ti ho regalato anche gli sci! Tieniteli, tanto io preferisco la moto! Deve essere un'idea di Lisa, quella smorfiosa non ha paura di niente. Io invece adoro il triciclo, è così grazioso e tranquillo. Non è molto veloce, ma almeno non si corre il rischio di avere incidenti, non è vero? Ora, vedi questo aereo? È il regalo che pensavo di farti per Natale. È solamente uno squallido aeroplanino. Questo è il pensierino che ho avuto per te, ti piace, caro? Stai forse scegliendo il regalo che farai a Paul? Bisogna che ci pensi bene a dei gusti così delicati. Che vuoi dire? Oh, niente, solo che bisognerebbe regalargli qualcosa di costoso, mi capisci? E tu lo fai con i soldi del tuo paperino, eh? La 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 la. Ti piace come ho addobbato l'albero di Natale, mamma? Sei stato bravissimo, Ronnie, soprattutto nella scelta dei colori. Guarda questa, è il colore dei miei occhi. Ma se il Natale è una festività sacra per gli uomini, perché la festeggiamo anche noi, creature diverse? Perché è l'occasione per dimostrare amore e a questo non sappiamo rinunciare neanche noi. Ehi là, auguri per un felicissimo Natale, gente! Non si è mai visto un vampiro simile, prepara dolci alla panna, lui. Ehi, è una torta fantastica, papà, bravo, evviva! Caro, hai le idee un po' confuse, Natale è domani. Io ho le idee chiarissime per tua regola, mi sono documentato sugli usi degli umani. Domani è Natale e si celebra, già, cosa si celebra? Lo vedi che non lo sai? Qualsiasi cosa sia non ci importa, è festa e basta, vero papà? Certo, e poi lo so benissimo, è il compleanno di Babbo Natale. Infatti è proprio così, bravo papà! Grazie caro, si può sapere dov'è nostra figlia? Mi pare di averla sentita salire in camera sua dopo la scuola, sarà ancora lì. Quella ragazza passa le sue giornate chiusa a studiare, ma oggi è vacanza, dille di scendere. Ha detto che aveva da fare, credo che stia decidendo i regali di Natale. Come faccio a fare il regalo a Paul? Se solo avessi risparmiato potrei farglielo più bello di Lisa. Quell'odiosa mi sembra di sentirla. Ma che cosa ridicola quel regalo di Renzi, che orrore! Guarda quello che ti ho regalato io, mio caro. Però sono sicura che non è importante il prezzo di un regalo se questo è fatto con il cuore. E anche Paul, ne sono certa, la pensa come me e lo apprezzerà lo stesso. Così tu pretendi di essere il vero Babbo Natale? Certo, piccino, sono proprio io. Non è vero, Babbo Natale non esiste, è una bugia. Non ti dico bugie, sono quello vero. Lo so io chi sei, ti hanno chiamato per fare pubblicità al negozio. Questi bambini d'oggi non credono più a niente, neanche a me. E insomma, tesoruccio, se sei venuta fino a qui, un motivo ci deve pur essere. Chiedimi quello che vuoi, sai che il tuo papà cerca sempre di accontentarti. Cosa ti fa pensare che sia venuta per questo? Sputa il rospo. Beh, paperino, avevo voglia di vederti. E poi avevo bisogno di un favore da te. Faresti un prestito alla tua piccina, eh? Signore, potrebbe venire un attimo al reparto? Va bene! Ehi, tu, battiamo la fiacca, eh? Non ti trovo molto convincente come Babbo Natale. Fa qualcosa o ti sostituisco. E cosa dovrei fare per essere credibile? Ecco cosa devi fare. Io sono il vostro Babbo Natale, l'unico, il vostro dolce, tenero, insostituibile amico che vi porta tanti regalini. Sono qui per voi. Dai, piantala, papà, sei un comico nato, è vero. Però Babbo Natale non esiste. Lo so benissimo, ma che male c'è a sfruttare un pochino i sogni degli altri? Perfettamente d'accordo con te. Mi fai quel prestito allora, papà? Sei una spendacciona, non ti interessano che i soldi, si può sapere a che ti servono? Devo fare il regalo di Natale a Paul Cabo. Credo che farebbe piacere anche la signora Ania, no? Dommeli sì, buono papà. Ho detto di no! Non posso esaudire tutti i tuoi desideri, anche se sono ricco, perché non farei il tuo bene permettendoti qualsiasi capriccio. Ehi, taxi! Papà, dove vai? Fermati! Razza di dannato spilorcio! Mi tolga una curiosità. Lei pensa che al giorno d'oggi qualcuno creda ancora a Babbo Natale? Oh, non credo, anche se a me personalmente piacerebbe molto che esistesse una persona capace di esaudire tutti i desideri. Non è piacevole vivere in questo mondo di sfiduciati. È inutile che io stia a scervellarmi. È più semplice chiedere a Paul cosa preferirebbe avere in dono. Lui penserà che sono curiosa, ma almeno potrò scegliere il suo regalo senza fare errori. Vorrà dire che se costa troppo chiederò di pagarlo a rate. Ma è lui!
Guarda che combinazione, stavo proprio cercando te, Paul. Ciao, Lisa, cosa vuoi? Oh, niente, volevo solo chiederti cosa ti piacerebbe per Natale. Vuoi dire in regalo? Già, quello che ho deciso di farti, vorrei solo sapere... Non ho bisogno di niente, ti ringrazio, Lisa. Ti prego, aiutami nella scelta, sono così indecisa. Lo sai che il Natale è l'occasione per scambiarsi i pacchetti regalo? Aiuto, caro! Mi dispiace che lei mi abbia preceduta. Tu, Lisa, non hai problemi con tutti i soldi che ha tuo padre. Tu invece sembra che ne abbia molti, visto che devi ricorrere al salvadanaio. Oh, pensavo solo che non era al sicuro dove lo tenevi. Se è un regalo per Paul, sappi che lui presto non avrà più bisogno di risparmiare. Non capisco, che cosa stai dicendo? Mi capisco da sola. Se è quel che penso, sei un'illusa. Si è fatto tardi, vado in palestra. Non preoccupatevi per il mio regalo, tanto non indovinereste mai quello che desidero. Sì, gentile, dicelo, che cos'è? Se esistesse davvero, solo Babbo Natale potrebbe darmi ciò che voglio. Ci vediamo, ragazze. Ho deciso, andrò a cercare Babbo Natale, lo troverò, stanne certa. Se pensi di farcela, ti illudi. Sbrigati a casa di Babbo Natale. Certo, volo, volo! È un'impresa impossibile cercare Babbo Natale e sperare nel suo aiuto. Pazienza, vorrei dire che Paul si accontenterà di una sciarpa di lana colorata che potrei fare io stessa ai ferri. Ma chi è quello? Oh, è lui, è Babbo Natale! Stavo cercando proprio lei. Che posso fare per te, piccola? Sapessi, ho un grosso favore da chiederle, vorrei... Oh, mi scusi tanto, signore. Le dispiace se mi siedo qui al suo tavolo? Ma prego, accomodati. Forse lei potrebbe darmi un'informazione. Dove si trova il vero Babbo Natale? Se te lo dico, non mi crederai. Dov'è? Me lo dica, la prego. Ho bisogno di vederlo. Come posso fare per incontrarlo? Devo parlare con lui. È proprio davanti ai tuoi occhi, cara ragazzina. Certo, che chi crede in lui può vederlo ovunque con un po' di fantasia. In fondo potrebbe essere persino lei. Beata te, piccola, che sei ancora capace di credere ai sogni. Io non credo più neanche in me stesso. Da quando, cacciato dal Regno Supremo e mandato qui, mi sono reso conto che gli umani mi hanno dimenticato. Ha detto il Regno Supremo? E tu come fai a conoscerlo? Forse non dirmi che tu non sarai anche tu una creatura degli inferi, per caso? Bella autista, meglio ti licenzio. Prendiamo la scorciatoia, signorina. Cosa pensavi, che volessi arrivare da Babbo Natale a nuoto? Mi scusi, signorina. Mi scusi un corno, accidenti a te! Io sono nata sulla Terra, subito dopo la fuga dei miei. Sarà per questo che non sono del tutto una creatura infernale. Sì, mi sembra di capire. I tuoi genitori dovrebbero essere quei Boris e Sheila dei quali ho sentito parlare. Però non sapevo che vi foste stabiliti in questa città. Credo che nessuno nel Regno Supremo sia al corrente del nostro nuovo indirizzo. Guarda laggiù. Quanti comignoli ormai inutili. Tanto tempo fa, quando ero ancora in servizio, passavo di lì per arrivare nelle case dei miei piccoli amici. Non sai com'era bello sapere che aspettavano solo me la notte della vigilia. Vedrà che un giorno i bambini ritorneranno a credere in lei. Lo spero davvero, sai? Ti sto cercando! Arrivo! Questo è il comignolo di casa mia. Si entra di qui. Fai attenzione a non farti male, eh? Ma come si fa? Io non sono capace. Si fa così. Upla! Oh. Su, scendi! Oh. Ah! Oh. Bene arrivata. Quella che vedi non è altro che la mia umile dimora. E lei è l'unica amica fedele che mi è rimasta, la mia vecchia renna. Sono così contenta di conoscerti. Io sono Renzi Lupescu. L'ozio non fa bene a questa poverina, vedi? Si è così ingrassata da quando non tira più la slitta. Oh, ma è tanto bella anche così. E che morbido manto di pelliccia. Non montarti la testa, cicciona. Però non mi ha ancora detto il motivo per il quale vi hanno cacciato dal Regno Supremo. È una storia triste. Vedi, io non sono l'unico vero Babbo Natale. Uno solo non basterebbe a accontentare tutti i bimbi, perciò partiamo in tanti ogni anno dal Regno Supremo per portare i doni. E come fate? Vi suddividete il lavoro per zone? Faceva tanto freddo quella vigilia di non ricordo più che anno. Io sapevo come sarebbe stato lungo il cammino e gelida la notte. E così, nonostante fosse vietato dal regolamento, bevi più a lungo del solito alla mia fiaschetta. E quando finalmente tornai in me... Natale era già passato da un pezzo. Chissà Satana com'era arrabbiato. Infatti era talmente fuori di sé che non volle accettare le mie scuse e mi cacciò senza pietà. Per questo i bambini della tua città, che faceva parte della zona che io servivo, rimasti quel Natale a bocca asciutta, non credettero più in me. E non puoi farci niente. E cosa posso fare? Hanno ragione, si sono sentiti traditi da me. Ma ci deve essere un modo per uscire da questa situazione. Sì, una soluzione ci sarebbe, a pensarci bene. Dimmi qual è.
Sarebbe sufficiente che io riuscissi a trovare anche solo una persona capace di credere ancora in me. Allora abbiamo risolto i nostri problemi. Sono io la persona che crede in te. Mi dispiace, tu non vai bene. Deve essere un vero umano. E in questa città nessuno crede più in me da tempo. Sì, più il tempo passa e più sento il bisogno di tornare al lavoro. Sono diventato un vecchio inutile. Non parlare in questo modo. Sai anche tu che non è vero. E vedrai che troverò qualcuno che ti faccia tornare quello di prima. Lo farò per te e anche per Paul. Ci riuscirò, vedrai. Ti sto cercando, Babbo Natale. Se mi senti, rispondimi. Babbo Natale! Oh, ti prego. E tu stai attento a dove vai. Aiuto! E se io riesco a trovare la persona giusta, come farà ad essere sicuro che crede sul serio in lei? Questa è una domanda molto intelligente. Vedi questa stella? Se toccherai una persona che dice la verità, lei comincerà a brillare. Se mi farai tornare a essere quello di prima, ti prometto che anche il tuo desiderio si avvererà. Un desiderio? Davvero qualsiasi desiderio? Oh, il mio più grande desiderio sarebbe che Paul... La prego, mi dica quello che devo fare, lo farò subito! Non mi pare il posto giusto, vado avanti! Certo! Ok, vestita così non mi sarà difficile capire se ho trovato il tipo giusto. Non è un'impresa facile per la mia piccola amica. Non ho avuto il coraggio di dirle che ci avevo provato io stesso tante volte. Sì! Che strano, non credevo di essere così facile e raffreddore. È terribile, ma credo proprio che mi arrenderò. Non riesco a trovare Babbo Natale. Oh. Babbo Natale, dove sei? Non si agiti o cadiamo! Ferma! Controllare i comignoli. Se li lasciano aperti credono in Babbo Natale. Chi va là? Chi cammina sul mio tetto? Ma io veramente, come dice? Per essere uno spazzacamino sei vestito in modo un po' strano. Come ha detto, scusi, non le ricorda niente, sono Babbo Natale. Che hai detto? Non diciamo sciocchezze, o sei una pazza pericolosa o pensi che io sia rimbambita? Aiuto! Qualcuno mi salvi! C'è una pazza sul tetto! Non faccia così, signora, la prego! No! Non cercare di scappare, tanto ti prenderanno! Ma perché succedono tutte a me, accidentaccio? Ah! Presto, prendetela! Devo fare subito qualcosa, sono nei guai! Ma dove si è cacciata? Oh? Per favore, non gridi così. Mio fratellino si è appena addormentato. Se fa tutto questo rumore, si sveglierà. Oh, scusami, mi dispiace, non volevo. Bene, vorrei dire che approfitterò del suo sonnellino per fare un giro. Arrivederci, signora. Oh, quel cane parlava! Credo di non sentirmi troppo bene! Oh! Non pensavo che sarebbe stato così difficile trovare qualcuno che credesse a Babbo Natale. Invece non si ricordano neanche com'era fatto. È molto triste. E questo cos'è? Devo stare vicino, non ci riesco! Aiuto! Aiuto! Renzi, che ci fai in quella strana posizione? Quale posizione, Paul? Perché a te sembra una cosa normale cercare di cavalcare un cane, eh? Non capisco, non lo conosco nemmeno. Ho cominciato a seguirmi e non riesco a levarmelo di torno. Stupido cane, vuoi andartene a casa, sì o no? Certo che sei veramente originale combinata a quel modo, ma vai a una festa. Alludi ai miei vestiti? Bene, ti confiderò un segreto. Forse non ci crederai, ma me li ha prestati Babbo Natale. Non è possibile. Ti dico che è vero. Va bene, allora ti credo, ragazzina. Io vado, arrivederci. Vedrai che ho detto la verità. Peccato che tu non creda a Babbo Natale, altrimenti la mia missione sarebbe compiuta. Aspetta, Paul! Che vuoi ancora? Paul, tu credi all'esistenza di Babbo Natale? No, è tanto tempo che non ci credo più. Mi dispiace, è un vero peccato. Molti anni fa ero sicuro che esistesse, ma una notte di Natale avrò avuto all'incirca 6 anni, vidi mia madre preparare i miei regali. E allora capii che Babbo Natale non era altro che la mamma. Capii quanti sacrifici faceva per me e promisi che un giorno sarei stato io ad esaudire i suoi desideri. Ma quello che la mia mamma desidera per questo Natale non si può comprare in nessun negozio, purtroppo. Ma che cos'è? È qualcosa di cui mi parlò in quello stesso Natale. Paul, non voglio regali. Il mio unico desiderio è di stare sempre con te.
Certo, se credessi ancora all'esistenza di Babbo Natale, gli chiederai di far nevicare. Tanti anni fa nevicò molto a Natale. Io e te, che eri piccino, costruimmo un grande pupone di neve. Come ci divertimmo, è un ricordo bellissimo. Vorrei riviverlo solo per un giorno. Purtroppo il desiderio di mia madre non si avvererà. Benissimo, ho capito tutto, Paul. Ma cosa stai dicendo, Renzi? Tu non te ne occupare e lascia fare me. Coraggio, Renzi, al lavoro! Ciao, Paul, ci vediamo! È una cara ragazza, peccato che sia così strana. Accidenti, certe volte mi comporto come una sciocca. Credo di aver fatto a Paul una promessa superiore alle mie possibilità e se non riuscissi a mantenerla, devo trovare qualcuno che creda in Babbo Natale, così... È Natale, scende la neve, è Natale, non si soffre più. È Natale, scende la neve bianca, è Natale, felici noi siamo. È Natale, scende la neve. Buongiorno, signor Thompson! Ciao, Renzi, mi hai fatto prendere uno spavento, mia cara. Non sapevo che avesse l'hobby della maglia, che carino, cosa sta facendo? Oh, è una cosuccia, la calza per i regali, ma non dirla a nessuno, mi vergogno, mi prenderebbero in giro. Stia tranquillo. Ora fammi lavorare, devo assolutamente fare in modo che sia pronta per domani. Per domani? Perché? Non lo sai il perché? La calza serve a Babbo Natale perché la possa riempire di regali. Come? Che cosa ha detto? Vuole forse dire che lei crede a Babbo Natale? Naturalmente, anche se non sembra, sono un tipo romantico io. Finalmente l'ho trovato, evviva! Ora il mio desiderio si avverrà, corro da Babbo Natale, arrivederci! Non riesco a capire che cosa l'hai preso. Natale, lo. Non posso credere che ci sia in questa città un bambino così. Non è un bambino, è un uomo. Ah, sì? Vede quell'uomo seduto laggiù che sta lavorando a maglia? Ma quello è il proprietario del supermercato Thompson. Com'è vero? Non si deve mai giudicare un uomo dal suo aspetto. Chi potrebbe credere che è così romantico? Non riesco a credere ai miei occhi e spero solo che sia come tu dici. Però stia attento, non si faccia vedere subito da lui. È un tipo così sensibile. Sì, me ne sono accorto. Buona fortuna, Babbo Natale. Si è accesa! Evviva, ce l'abbiamo fatta! Ma che succede, Renzi? Chi è quel tipo? È Babbo Natale, signor Thompson! Lo sapevo che esisteva! Ho finito la calza appena in tempo! Evviva, evviva! Questo sì che è un lieto fine. Ora posso finalmente tornare al Regno Supremo. Ma ogni anno tornerò a trovarti, piccola mia. Sono tanto felice per lei. Ti sono molto grato. Senza di te non avrei saputo come fare. E mi raccomando, non faccio più i vecchi errori. Non preoccuparti, non ci casco più. Oh, quasi dimenticavo il tuo desiderio. Oh, divento vecchio, non ricordo più cosa mi avevi chiesto. Non gliel'ho detto, non ne ho avuto il tempo. Per caso è qualcosa che riguarda il tuo ragazzo? In un certo senso sì, lei può far nevicare. Cosa hai detto? È tutto qui quello che vuoi, Renzi? Sì. Neve autentica, eh? E sia. Come vuoi. Fiocca neve! Babbo Natale, nevica davvero! Ce l'ha fatta, evviva! Molto bene. Anche questa è fatta. Ora potete ricominciare il lavoro, così anche tu tornerai bella e magra, Renna. Addio, Renzi, e grazie di tutto! A presto, Babbo Natale! È stato bello conoscerla! Buona fortuna, a presto! Salutami Boris e Sheila, anche se non li conosco! Addio, addio! Mamma, che bello! Guarda, come nevica! Oh, che meraviglia! Ora sì che è un bianco Natale, gente! Mamma, corri, corri, vieni a vedere! Nevica, nevica davvero! Comincio a credere che Renzi avesse ragione a proposito di Babbo Natale. Per favore, Babbo Natale, portami tanti bei regali. Achà! Paul ha avuto quello che desiderava. È proprio vero che non tutto si può comprare con il denaro. Ti ringrazio tanto, Babbo Natale.
Ragazzi miei, questa volta ce l'ho fatta. Sono andata con Paul sulla neve. Lisa però ne ha combinata una delle sue e i miei genitori hanno avuto una strana idea. Sandy, il guardiano del regno supremo, è venuto per... Oh, è proprio un viziaccio quello di chiacchierare. E ora devo proprio andare, ho un mucchio di cose da fare. Perciò, se volete sapere di più, guardate il prossimo episodio di Renzi la strega.